Ciao, io sono Dario ed oggi vediamo la terza parte del menù romantico, la mousse al peperoncino e gianduia. Vediamo gli ingredienti. Prendiamo un cioccolato spezzettato e lo andiamo a mettere in una bastardella e lo portiamo a bagnomaria in modo tale che andrà a fondere molto molto lentamente e questo ci servirà come base di cioccolato. Per il bagnomaria riempiamo una pentola con dell'acqua a temperatura ambiente a fuoco basso, lasciamo che sciogliere il cioccolato. Adesso andiamo a montare gli albumi, separiamo il rosso dal bianco e adesso con la frusta elettrica andiamo a montare gli albumi. La prova che di solito i pasticceri professionisti fanno per vedere se l'albume è montato è questa qui. Non è caduto? Ok, nel frattempo controlliamo il cioccolato che sta sciogliendo. Ok, in un'altra ciotola andremo adesso a montare la panna, sempre con una frusta elettrica, proprio come abbiamo fatto con l'albume. Ok, il cioccolato è fuso. Mentre il cioccolato si sta raffreddando, andiamo ad aggiungere 2 cucchiai di rum. Aggiungiamo poi un pizzico di peperoncino per dare quel tocco piccante alla vostra cena romantica, proprio perché non vogliamo che finisca solo con la cena. Adesso che il cioccolato si è intiepidito, andiamo ad aggiungere lo zucchero. Andiamo adesso ad aggiungere i tuorli. E mescoliamo e per ultime aggiungiamo le nocciole. Ok, adesso con una spatola andiamo ad aggiungere la panna montata e andiamo ad incorporare mescolando dal basso verso l'alto. Aggiungiamo adesso l'albume. Un po' alla volta. E andiamo ad incorporarlo sempre dal basso verso l'alto, molto molto lentamente. Mettiamo in una coppetta che poi dovrà restare circa 3 ore in frigo a raffreddare in modo tale che prenda una bella consistenza da mousse. Quindi mettiamo la mousse a riposare in frigo. La nostra mousse è pronta, andiamo a prelevarla dal frigo. Possiamo fare delle decorazioni con il cioccolato in questo modo, quindi un paio di lamponi e la nostra mousse è pronta. Ed ecco i nostri 3 piatti del menù pronti tutti insieme: tagliatelline, zucchine, fiori di zucca e bottarga, il sandwich di mozzarella, pesto e mazzancolle e la mousse di gianduia aromatizzata al peperoncino. Cosa dirvi? Il menù è pronto, in bocca al lupo per la vostra serata romantica. Ciao, Dario.